La ASL Bitti è stata selezionata tra i centri italiani dove ci sarà la sperimentazione del vaccino Reithera. Le attività saranno coordinate dal dottor Sergio Carbonara, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Biceglia, conclusione dell'iter amministrativo in corso. La fase 1 della sperimentazione si è infatti appena conclusa. Con ogni probabilità, entro l'inizio di marzo sarà possibile avviare le fasi successive con il coinvolgimento di più centri italiani. Nella ASL BT saranno coinvolti 40 volontari. Soddisfatto il direttore generale della ASL BT, Alessandro Delle Donne. La sperimentazione, ha spiegato il direttore generale, coinvolgerà attivamente più aree aziendali e più servizi con il coordinamento delle malattie infettive. In attesa della possibilità di utilizzare anche il vaccino anti-Covid di produzione italiana, la campagna vaccinale nella nostra regione prosegue facendo i conti con i ritardi nelle consegne. L'ultimo report del Ministero della Salute, aggiornato alle 8 del 6 febbraio, parla di 132.839 somministrazioni effettuate, un numero pari all'88,4% delle 150.275 dosi fin qui ricevute. Tra le fasce di età, la più coperta resta quella tra i 50 e i 59 anni, cui sono state somministrate 35.802 dosi. Tra gli anziani, 4.120 sono le dosi inoculate ad individui tra gli 80 e gli 89 anni, ospiti di residenze sanitarie. A proposito degli over 80, da lunedì le ASL pugliesi potranno contattarli per raccogliere le dichiarazioni di interesse ad essere vaccinati contro il Covid. L'azione darà il via alla fase 2 della campagna vaccinale. Non ci sarà una vera e propria prenotazione, saranno i dipartimenti di prevenzione a chiamare circa 250.000 anziani pugliesi e a fissare l'eventuale appuntamento. Per chi è impossibilitato a deambulare, la somministrazione del vaccino avverrà a domicilio, tutti gli altri invece dovranno raggiungere i centri vaccinali che verranno indicati dalle ASL stesse. Quasi certamente verrà utilizzato il siero Pfizer, visto che su quello AstraZeneca l'indicazione è di inocularlo agli under 55.